I comuni montani nell'area dei Picentini si riuniscono per la costituzione di comunità energetiche rinnovabili, un progetto che è stato illustrato nella serata di ieri a Giffoni Valle Piana nel corso di un incontro pubblico a cui ha preso parte anche il vicepresidente della provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, che sostiene fortemente i progetti legati ad una nuova forma di produzione energetica sostenibile. Presso l'aula consiliare del comune di Giffoni Valle Piana si è dunque svolto l'incontro con convegno dal titolo Le comunità energetiche attrazione pubblica. Giffoni risponde sì, nel corso del quale è stato illustrato il progetto di realizzazione di un sistema territoriale integrato di comunità energetiche che verranno realizzate nei comuni montani dei Picentini e che, come ricordato dal vicepresidente della provincia Guzzo, svolgono un importante ruolo per le scelte politiche e soprattutto imprenditoriali di un territorio al fine anche di tutelare l'ambiente. La provincia di Salerno, ha spiegato Giovanni Guzzo, condivide e promuove ogni iniziativa atta alla valorizzazione del territorio, delle tradizioni, ma anche e soprattutto della tutela dell'ambiente. Per questo motivo siamo fieri di poter condividere con il territorio questo momento storico che segna la svolta green dell'area dei Picentini. Nel corso dell'incontro, grazie alla presenza di numerosi esperti, è stato possibile conoscere tutti i vantaggi della costituzione della comunità energetica rinnovabile. Inoltre sono state anche spiegate le modalità di attuazione del progetto di realizzazione delle prime CER, attrazione pubblica nei comuni della comunità montana dei Monti Picentini. È un progetto, ha sottolineato il sindaco di Giffoni Valle Piana, Antonio Giuliano, messo in campo per la città con una ricaduta economica e sociale sull'intera comunità dei Picentini. Un'iniziativa progettuale che per il presidente del Consiglio di Giffoni Valle Piana, Barnabò, risponde alle esigenze di tutela della salute del pianeta che impone scelte concrete per salvaguardarne la salubrità ambientale e porre in essere un'efficace transizione energetica con annesso sviluppo di una struttura economica e produttiva del Paese che rispetti il criterio della sostenibilità ambientale. Il futuro, ha chiosato Barnabò, è green ed è in questa prospettiva che Giffoni e i comuni dei Picentini stanno lavorando, sviluppando un modello sostenibile attraverso la creazione di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili e l'autoconsumo.